Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento è mattina, sono le 6 e 13, sono le 6 e 13 e mi sono appena svegliato, sono stanchissimo stanotte, anche se ho cercato di andare a dormire presto, ho dormito comunque pochissimo perché avevo la testa piena di pensieri. Magari dopo vi racconto. Comunque oggi andremo ad affrontare non una giornata impegnativa di più, però la cosa bella è che sarà un cheat day e soprattutto la cosa bella è che farò tante nuove conoscenze. Si andrà a Milano e con Dennis abbiamo organizzato di andare a fare dei video, non vi dico dove, non vi dico con chi perché lo vedrete. Adesso mi peso e comincio subito questo cheat day. Bella. Ok, mi sono appena pesato, sono 101.2, quindi va benissimo contando che sono in definizione. E sta andando bene e niente, cominciamo subito da questi 4 donut scaldati con microonde comprati ieri. Vediamo come sono dei Lidl. Forse scaldati troppo, però buoni, buoni, buoni. Colazione andata? No. Allora, io direi di mangiare qualcosa di un po' più freddo. Messi in frigo. Avrei dovuto lasciare i donuts per ultimo perché non so perché, sarà perché erano caldi caldi, nauseano di più. Solitamente il cioccolato non mi nausea, ma erano caldi, mi ha nauseato un po', però non importa. Pane. Nutella. Io comunque così presto la mattina ho lo stomaco chiuso, avrei mangiato molto di più, però meglio così, non voglio che sia un cheat day troppo esagerato, anche perché devo andare, cioè come vi ho detto oggi ci saranno tante cose da fare e non voglio essere troppo pesante e soprattutto troppo gonfio. Comunque, cari questi trapezzi. Ce la facciamo con la fetta? Sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Non lo so. Non so se si capisce, però ve lo faccio vedere in caso. Ok ragazzi, sono le 7.54 e io avevo il treno alle 7.54, ma l'ho perso perché sto autista, io non lo so sti pullman a Torino come funzionano, l'autista si fermava ogni 2 secondi, l'ho perso, e ora scendo con la metro, ho esattamente 10 minuti e passa a Porta Susa, vediamo se ce la faccio, devo schiccare come un pazzo. Siamo.
quello di YouTube. Ci proviamo. Guarda, la faccia sono scombinato, stanco morto. Siamo qua. Danny sei venuto a vedere. Siamo qua in ascensore. Aspetta che. Oh, almeno così non si vedono occhiaie, perché. Grandissimo. Guardiamo adesso lunga. Yes. Prendiamo da bere. E boh, ci diamo. Prendiamo due casse d'acqua perché ci abbiamo sete, vero Dennis? Dobbiamo fare biceps curl. Esatto, oppure alzate laterali. Mi ricorda il video della spesa. Tu l'hai visto il mio video della spesa? No, ancora no. Come no? È uscito un devo tutto vederlo. Fa. Oh, sono all'Esterunga a fare la spesa sempre, non ho tempo per vederlo. Comunque, queste qua pesano 9 kg. Un manubrio da 9 kg in palestra da me pesa niente. Invece questa è, cioè, pesantissima. Mamma mia. Possiamo fare ma un po' sai, di militari. Tu sai che io ho iniziato a palestra con le casse d'acqua? Ci sta. Mettevo il bastone, mettevo le due casse d'acqua e facevo i curl. African way, African. Tipo quelli americani. Yes, broda. Ok. Easy. E si continua lo sgarro. Brioche alla crema. Chi ne vuole? No, io prima non te la vuoi? Dieta. Dieta? Sì. E anch'io. Siamo in preparazione per la gara. Anch'io. Buone? Da 1 a 10 taste test in diretta? 5. Non di viaggio. Secondo round. Danny, sei sicuro che non ne vuoi? No. Nicolas. Anche se ti devo lo dire vuole. Borsino, lo vuole. Per forza lo è sai. La dieta dov'è? Dov'è la dieta? La dieta è rimasta a Zara. Sono pure pieni di crema, mamma mia. Comunque niente ragazzi, spengo la fotocamera perché la batteria deve durarmi fino a dopo e ci vediamo direttamente. Dove vedremo? In palestra. Quale palestra? Non lo so. Bella. Siamo carichi per spaccarci tutti. Non posso riprendere Dennis perché è in mutandine. No, fammi vedere il bicipite femorale. Non posso, sei in mutande. Ma chi se ne è? Censored. Ma io mi devo caricare, quindi Monster. La distruggiamo sta palestra degli street. La distruggiamo adesso. Easy uomo. Ok ragazzi, abbiamo filmato non so quanti video. Qua si stanno ancora sfidando. Guardate chi c'è. C'è lui. È su workout. È showtime, non ci credo. Dennis Callà. Street Gorilla, non ci credo. Vai, ci siamo, iniziamo. Dai, yeah. Easy. Ragazzi, ho spento la camera perché sennò non mi bastava la batteria. Comunque ce ne siamo andati via dalla palestra degli street. Ora direzione City Life. Andremo a registrare un'ultima sfida. Questo qua è Nick, vero? Io sono cotto perché avrò registrato tanti di quei video che vedete presto nel canale di Sim Workout Showtime. Anche in Street Gorilla vedranno qualcosa, forse sì. In Street Gorilla vedranno un video dove c'è la mia presenza. E nel canale di qua è Nick, vero? Di ciao. Sì. Di ciao. Bella. Siamo morti. Scusatemi, stavo decidendo quale direzione prendere. Comunque, direzione Milano, Piazza Tre Torri, City Life per una super sfida. Aiuto!
Ok, appena arrivati in City Life abbiamo parcheggiato, tirerò fuori le, proprio le ultime, ultime energie. Sono morto, veramente stanco. Ma Dennis Callacqua mi dice no, scusa se mi vuole cattivo, vero Dennis? Non possiamo arrenderci. Adesso vediamo quante persone ci saranno, speriamo almeno una decina di persone. E niente, preparatevi perché il video sarà abbastanza strano. Vi dico solo che abbiamo dei secchi. Vabbè, tanto la vedrete già la sfida, quindi non ha senso. Oh, easy uomo, ho perso la voce, a forza di urlare nel video di Sim Workout è quello di Dennis. Ok, siamo arrivati in City Life. Easy uomo! Grazie. Dai, vai Roccia, dai che ci sei. Ongoing sfida. Leggero, leggero. Spoiler alert. Non stavo cercando. Andiamo al McDonald's. Yes bro, dai, con i soldi che vinciamo. Uno dei due li vince e poi si offre. No, col caos, vengo io, non offro niente. Allora ragazzi, finita la sfida, finito tutto. Vi dico solo questo. Vi dico solo questo e vedrete tutto. Purtroppo è successa una brutta cosa e a quanto pare hanno rubato un telefono a questo ragazzino qua. Però boh, speriamo lo ritrovi. Io voglio fare un dissing su YouTube. Alla fine il telefono non era rubato, ma abbiamo scoperto che questo qua, questo ragazzo qua è un ladro. Ha rubato il telefono. L'ha rubato lui. No, c'era seduto sotto. No, allora, l'ho messo sotto, lì sei seduto, non l'ha visto. Sono stanco morto, ragazzi. Dopo 5 sfide. Grande broda. Oh, andiamo a mangiare, che c'ho fame. Andiamo. Che ragazzi, penso che lo sgarra finisca qua. Andiamo di. Tu non mi rubare le patatine. Abbiamo qua un bel po' di roba. Ma penso che prima di tutto mi mangerò degli scallà. Come stai adesso che hai mangiato? Sono ipercalorico. Dopo che ho mangiato un McChicken menù, ho preso il nuovo Big Mac. Recensione. Vai. Niente di che. No. Io qua ho un botto di roba. Andiamo. Non so perché mi stai guardando piuttosto male. No, io sto osservando da qua, io tanto ho mangiato già. Sei geloso? Tanto. Ma non vedi che c'ha 2000 euro in mano? Geloso di cosa? Poi ragazzi, me ne vado perché adesso c'ho il treno. E niente, ci vediamo in stazione, bello. Ok ragazzi, giornata finalmente finita. Ho esattamente 10 minuti per prendere il treno. Sono stradisordinato perché c'ho il chiodo e i pantaloncini ancora. Fa un freddo boia Faust. E quindi boh, mo devo ancora fare il biglietto e poi si schinna a Torino. 2 ore di viaggio con Trenitalia. Un giorno potrò permettermi in freccia rossa. Un giorno, devo solo continuare a impegnarmi. Ci vediamo dopo, bella. Appena arrivato a Torino, sono le 23.06, non so se si vede. Va bene, sono le 23.06, sono stanchissimo. Abbiamo fatto veramente tanta, troppa roba che vedrete presto nei canali Dennis, Street Gorilla, Showtime. E niente. Voglio andare a dormire, sono morto, non so se si capisce. C'è tipo che mi fissa le idee, no? Vabbè, normale, sono alla stazione con la telecamera in mano, ma sono così stanco che non me ne frega niente se qualcuno mi guarda. Sono un pazzo con la telecamera, guardate, ciao. Ho perso pure la voce, non riesco più a parlare. E niente, ciao. Ciao, saluto a tutti. Really nigga. Ciao, salutando tutti, ciao ciao. Vediamo se c'è il pullman. In caso ci vediamo o all'uscita del pullman, che vi saluto, o mi seguite col tragitto verso casa. Niente, ovviamente niente pullman. Ho perso la voce a forza di urlare oggi e sono andato in un'altra fermata per vedere se ne trovavo un altro, ma niente. Quindi ora mi sto facendo mezz'ora a piedi e torno a casa. Vabbè ragazzi, io vi lascio qua perché appena arrivo a casa vado a dormire così con le scarpe, non me ne frega niente. E devo fare la cacca, però me la farò addosso, non me ne frega proprio niente. E mo c'è la città del culo che mi guarda, ascolta, ma non mi dice ciao. E boh, niente. Ci vediamo
al prossimo video.